Fantastici, Vico Scalo di Planeti, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, lo so, sono in una stanza d'albergo perché sono già a Vicenza mentre registro per il V-Comics e l'unico momento libero per fare il video per il canale Movie Planet era questo. Allora, oggi voglio parlare di un film che mi hanno detto essere molto bello, è del 2017, non arriva con un po' di ritardo. Io avevo visto qualche scena anteprima alle scorse giornate estive di cinema di Riccione e fondamentalmente mi sembrava molto interessante. Sto parlando di un film del 2017 per la regia di Jeremy Dyson e Andy Nyman ed è Ghost Stories. Allora, film britannico, si sente molto l'atmosfera britannica ed è una cosa che adoro perché secondo me gli inglesi lo sanno fare meglio, raccontare storie, intendo, e ero curioso perché di mezzo c'è Martin Freeman, attore che io adoro, inutile dire chi sia, però nel caso in cui qualcuno lo conoscesse è Bilbo Baggins della trilogia dell'Hobbit, poi è soprattutto stato, ed è tuttora nel caso in cui dovessero continuare, Watson nella serie Sherlock al fianco di Benedict Cumberbatch e poi anche Everett Ross per il Marvel Cinematic Universe che abbiamo potuto ammirare sia in Captain America Civil War sia in Black Panther, molto più di recente. Per cui diciamo che mi ha interessato molto l'idea di un film horror con Martin Freeman. Poi questo è un horror particolare perché si parla per appunto di fantasmi, come suggerisce il titolo. Sono tre storie differenti ma collegate tra di loro perché fondamentalmente c'è una persona che segue questi casi e quindi c'è una cornice narrativa che le collega, quindi ci sono dei flashback in cui ci vengono raccontate le storie ma quello che sta intorno è completamente collegato. Il protagonista è per appunto il professor Goodman è Andy Nyman stesso, uno dei due registi che è anche attore illusionista, non solo quindi attore, che è stato molto bravo secondo me. Non mi ha convinto molto il doppiaggio, secondo me la voce non stava molto sulla sua fisionomia, però chi se ne frega, ci possiamo far andare bene anche questa cosa perché non lo so, secondo me alcune voci non erano molto azzeccate. Il resto degli interpreti secondo me è di alto livello. Martin Freeman è stato bravissimo, calato in un ruolo abbastanza inquietante. Lui secondo me è fantastico perché ha sempre questa faccia molto buona ma sa essere genuinamente inquietante quando vuole. E una cosa che mi è piaciuta è che ci sia all'interno di questo film anche Alex Lothar. Questo nome ad alcuni potrebbe non dire nulla, ma se vi dicessi Shut Up and Dance o se preferite il titolo italiano Zitto e Balla, capireste assolutamente di cosa io stia parlando, perché è il titolo della puntata della terza stagione di Black Mirror di cui lui è protagonista. Lui è il ragazzo che viene ricattato e ha un viso che è totalmente folle. A tratti mi ricorda un po' Dane DeHaan, anche se lui forse è ancora più folle, è ancora più stralunato, però secondo me siamo lì come tipo di presenza, non è che siamo tanto distanti, per cui è una cosa che mi è piaciuto vedere questo attore. Forse il personaggio un po' troppo sopra le righe, sembra che questo ragazzo sappia solo interpretare persone sconvolte, con queste facce che sono sì inquietanti, però forse sono un po' troppo. Però il punto è che il film ha un'aura estremamente grottesca. La cosa interessante è che tutto quello che di grottesco e strano troviamo viene comunque poi in un certo senso giustificato, e è un film dai risvolti non indifferenti. Ha dei momenti in cui pensi la madonna, non me lo sarei mai aspettato. Alcune cose sono telefonate ma sono scritte talmente bene che ci stanno, che io me le sono tranquillamente fatte scivolare addosso senza il benché minimo problema, senza la benché minima questione. Quindi la cosa diciamo ci sta assolutamente. Ho apprezzato, devo essere sincero, molto apprezzato. E il problema qual è? Il problema principalmente è che forse ci sono dei momenti in cui si abusa un po' troppo dei jumpscare. Cioè, è un film in cui le storie vertono sulla questione spiritistica, quindi sui fantasmi, è inevitabile che si giochi sullo jumpscare, ovvero sullo spavento all'improvviso, il salto che fai quando ti spaventi, che è la paura facile su cui si basano i film horror di oggi. Perché? Perché fondamentalmente il film horror contemporaneo punta a ottenere una paura usa e getta, una paura che ti prende addosso al momento e che si dissipa immediatamente. Io preferisco i film che sono immediatamente inquietanti. C'è da dire però una cosa,
che se è vero che ogni tanto si abusa leggermente del jumpscare, è vero anche che ci sono dei momenti in cui i jumpscare sono fatti molto bene, cioè non sono jumpscare fatti male. Quindi perdono l'abuso perché sono fatti veramente come Dio comanda e molto spesso mi sono sentito estremamente inquietato perché sono riusciti i due registi a trovare soluzioni visive che fossero senza ombra di dubbio di efficace impatto. Proprio all'improvviso tu vedevi questo improvviso modo di mettere in scena le cose e si rimaneva piacevolmente colpiti. Tutti quelli che lo hanno visto in anteprima, per la stampa o per altri motivi, lo hanno apprezzato. Ho sentito qualcuno dire che forse è sopravvalutato perché in fondo non è che sia niente di così eclatante, però io non sono d'accordo, perché film horror fatti così bene su questo argomento non ne escono molto spesso. Anzi, io sinceramente faccio fatica a trovare film in cui si parli di presenze a livello di fantasmi o di demoni che riescano seriamente a inquietarmi. Sono quasi sempre la stessa roba, e se ce ne sono di effettivamente validi, passano in sordina e se li cagano in due, e addirittura arrivano magari solo straight to video, oppure li passano direttamente in televisione. È capitato anche questo, per cui niente che abbia una vera visibilità. Invece Ghost Stories la visibilità effettivamente ce l'ha. E come sono rimasto per appunto stupito del fatto che di un film così piccolo, si vede che una piccola produzione, si sia parlato così tanto, e per essere una produzione non particolarmente grande hanno azzeccato, a mio modesto parere, in maniera anche abbastanza eclatante gli effetti, il modo di mettere in scena certe cose. Cioè hanno utilizzato tantissimo il trucco a discapito della CGI, e la cosa mi è piaciuta. Quando si parla di presenze, fantasmi e quant'altro, in effetti, se notate, subentra proprio la volontà di utilizzare quanto più possibile la CGI, perché è meno costoso, perché si possono fare diverse cose che non si potrebbero fare altrimenti con il semplice make-up. Però sono contento che qui abbiano usato sapientemente il trucco, gli effetti tangibili. C'è anche della CGI, ma non ne hanno abusato, e questa secondo me è una cosa molto 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 meritevole, perché è una cosa che non viene fatta da tutti. E il punto è che in tanti ormai non vanno neanche a vedere certi horror semplicemente perché sono tutti uguali. Ma se ci fate caso, il panorama dell'horror è tornato ad avere qualcosa da dire proprio di recente. Cioè, negli ultimi anni sono usciti parecchi film di genere che giocano tanto con gli stilemi che si possono trovare in film di questo tipo e cercano di raccontare qualcosa di, se non nuovo, interessante, in maniera diversa rispetto a quanto fatto da altri. Quindi mi viene da pensare a Babadook, oppure a It Follows, The Witch. Ce ne sono di film che sono usciti ultimamente e che non sono affatto male come horror, anche perché l'horror, così come la fantascienza, è un genere, un filone molto saturo, ormai si è detto tutto, esiste dagli albori del cinema, non è facile riuscire a trovare qualcosa di nuovo. Quindi che cosa si può fare? Prendere le cose che si sono già viste e trasformarle, raccontarle in maniera differente, e Nyman e Dyson sono riusciti esattamente a fare questo. Oltretutto ci sono dei momenti in cui ho pensato, sembra una storia partorita dalla mente di Stephen King, perché ci sono alcuni elementi di horror psicologico che mi hanno fatto fare i salti sulla sedia, un po' per la paura e un po' per la gioia. Soprattutto la storia di Martin Freeman è quella che mi ha colpito maggiormente. Ci sono un paio di scene che da un punto di vista visivo potrebbero anche diventare dei cult per quanto mi riguarda, nel senso che sono veramente ben fatte. Cioè la regia di questo film, a mio parere, rasenta l'impeccabilità. Abbiamo innanzitutto un modo di muovere la macchina da presa che è maestoso, cioè c'è una lentezza nell'incedere dei personaggi, nel movimento di macchina, tutta volta a concentrarti in modo da farti provare la maggiore tensione possibile in quel momento. Non è una cosa semplice, non è affatto una cosa semplice, perché comunque per tenere la tensione con una
storia di questo tipo è un'impresa destinata proprio alle persone, a quei pochi che effettivamente sanno come si racconta una storia, perché qui è tutto storytelling e poi c'è anche una fotografia che è veramente pazzesca, cioè hanno giocato tutto su questi toni algidi, molto molto freddi, quasi sembra che la luce del sole sia stata estirpata da questo film, e anche quando la troviamo è fredda, è qualcosa che sembra quasi dar fastidio, cioè ti sembra quasi o qualcosa di ostile, se vogliamo, e quindi abbiamo sempre paesaggi bui, paesaggi cupi, paesaggi ventosi, piovosi, insomma trovo che abbiano saputo giocare tantissimo con l'ambientazione, e tra altre cose non c'è questo senso di grottesco che non abbandona mai, mai, mai la scena, che non abbandona mai lo spettatore, e ti viene da chiederti ma come mai certe cose non vengono rimarcate. Il tutto, ve l'ho detto, trovo una spiegazione abbastanza logica nel film stesso. Io sono rimasto abbastanza soddisfatto del finale, qualcuno ha detto che era telefonato, io in realtà non avevo pensato a quel tipo di soluzione, devo essere sincero, forse perché effettivamente poteva essere una soluzione troppo telefonata, non lo so, sta di fatto che per certi versi mi sono anche stupito, cioè non l'ho trovato esageratamente scontato come tanti hanno detto. Sì, volendo uno ci può arrivare, ma non è così semplice, soprattutto non nel modo preciso in cui sono riusciti a orchestrare il tutto i due registi, che sono anche sceneggiatori della pellicola, sono due autori a tutto tondo, peraltro uno di loro interpreta anche il protagonista, per cui più autore di così direi che si muore, per cui Dyson e Nyman sono riusciti a confezionare un film che ha fatto gioire gli appassionati di genere, e non è una cosa semplice, perché comunque se ci pensate non è facile riuscire a soddisfare un amante del genere horror. E perché così è troppo violento, così è troppo poco violento, cos'ha non va bene perché ci sono troppe poche cose interessanti, oppure sì, fa paura, però non c'è sostanza, insomma c'è sempre qualcosa che va a mancare, per cui si tende a privilegiare quanto di più diverso rispetto al solito si trova sullo schermo, ma alle volte non basta nemmeno quello, per cui io sinceramente sono più dell'idea che possa funzionare una cosa come questa, cioè qualcosa che ti sa di già visto, ma è un già visto sano, cioè sai che cose del genere sono già state raccontate, ma sono subentrate persone che sanno raccontarle in un modo tutto loro, allora si appropriano della materia e si appropriano anche di un certo modo di narrare, e questa cosa, secondo il mio modesto punto di vista, funziona alla stragrande, quindi sono rimasto piacevolmente colpito da quello che sono riusciti a tirare fuori, e onestamente mi è piaciuto anche il fatto che sia una sorta di horror molto psicologico, cioè a un certo punto diventa quasi una sorta di allegoria, e questa cosa però non posso parlarne in maniera precisa perché farei spoiler, è una cosa molto difficile, però c'è un'allegoria anche spirituale che ho trovato veramente bella. È un sottotesto che forse ho visto solo io. È un riferimento non tanto a una religione in particolare, ma a un qualcosa che di fatto troviamo in un po' tutte le religioni. Comunque sia, è qualcosa che riguarda l'inferno, che riguarda il concetto, la concezione che ha l'essere umano di inferno. È una cosa che ho trovato ben fatta, ben spiegata anche, perché comunque è una cosa che poi puoi trarre tu in realtà, cioè magari alcuni non ce l'hanno vista, però è un tipo di allegoria che a me è piaciuta, che io ho rivisto e che trovo realizzata veramente veramente bene, ti lascia con un senso di angoscia incredibile, è quasi come se fosse una sorta di beffa quello che vuole raccontarti, insomma ci ho visto King veramente a piena potenza, cioè l'ho proprio visto in ogni cazzo di momento, cioè forse all'inizio meno, ma poi pian piano sembra seriamente di leggere non tanto un romanzo di King quanto uno dei suoi racconti, quelli che hanno il finale effetto, quelli che sono scritti per cercare di stupirti, di farti pensare what the fuck,
Capito? E io adoro i film così, quando lo sanno fare bene, perché non tutti i registi sono in grado di stupire lo spettatore. Il punto è che questo film sembra veramente girato con un budget ridicolo rispetto ai grandi film che escono oggigiorno, che hanno magari budget superiore ai 100 milioni. Questo è un progetto piccolo, ma è caratteristico, diciamo. È un progetto piccolo, ma che ha saputo pagare perché si basa su una idea vincente, e quando l'idea è vincente non c'è veramente un cazzo da fare, cioè se hai un'idea buona sotto mano non c'è un cazzo che tenga, il film funziona. Poi detto tutto, idea buona, professionisti di un certo spessore dal punto di vista tecnico, professionisti validi per quanto riguarda la parte attoriale, e siamo a cavallo, cioè alla fine abbiamo un film che sa mantenere un certo livello di tensione, che ti fa anche riflettere moltissimo, perché comunque si parla dell'esistenza o meno del sovrannaturale, esiste, non esiste, e alla fine del film quale conclusione possiamo trarne? Io ho tratto la conclusione che forse noi diamo a paranormale al paranormale un'accezione che ancora non riusciamo a capire, perché comunque alla fin fine il film ha un suo senso, un suo significato. Lo dirò nella parte spoiler, perché naturalmente non posso spoilerare, ed è molto difficile perché certi concetti sono troppo legati a quella che è la risoluzione, oppure quelli che sono alcuni elementi che andrebbero comunque spiegati, per cui dovrete aspettare la parte spoiler che arriverà tra poco, e lì sicuramente senza ombra di dubbio potrò parlare in maniera specifica. Un'ultima cosa sono le musiche. Le musiche mi hanno convinto perché sono perfettamente adatte all'atmosfera, sono inquietanti. Anche queste hanno delle note che accompagnano benissimo l'atmosfera grottesca che aleggia nel film, per cui sono rimasto estremamente e piacevolmente colpito, veramente. Quindi assolutamente sono contento. Sono contento perché sono riuscito a tirar fuori un film che a modo suo mi ha emozionato, cioè vorrei rivederlo. Penso che lo rivedrò, perché ad esempio la mia ragazza non l'ha visto e non mi dispiacerebbe farglielo vedere, cioè io vorrei vedere che cosa ne pensa, come reagisce a certe cose, cioè è il classico film che vorresti rivedere con qualcuno che non l'ha visto per capire come potrebbe effettivamente prendere alcuni risvolti di trama, alcune cose che succedono. Cioè ci sono dei momenti in cui ti sembra di stare impazzendo, non capisci perché il protagonista ignori certi dettagli, non capisci perché certe cose che sono fottutamente strane vengono tranquillamente accettate, e ti proietta in una dimensione folle. E un film che facesse una cosa del genere non mi capitava da veramente un sacco di tempo, e una boccata d'ossigeno del genere per l'horror è sicuramente qualcosa, cioè con la Q maiuscola, cioè quel qualcosa che dici cazzo, ora sì. Per cui vi invito assolutamente a supportare Ghost Stories, perché è il classico film che si merita supporto, si merita di venire effettivamente supportato dal, come posso dire, dalla di venire supportato dal pubblico, di venire sostenuto. Perché? Perché l'ho detto anche nell'audio che ho fatto su Telegram per parlarne, se voi ci pensate bene, innanzitutto settimana prossima esce Infinity War e sarà estremamente difficile poi che un Ghost Stories possa interessare. Poi ci sarà anche Loro 1, la prima parte del film su Berlusconi Sorrentino. Chi non è interessato a Infinity War, pubblico magari un pochino più maturo, si polarizzerà su quello. Difficilmente Ghost Stories potrebbe trovare spazio sul mercato a partire da settimana prossima. Quindi è un film che al botteghino potrebbe avere vita molto breve, e secondo me è essenziale dargli nuova linfa proprio adesso, dargli lo spazio che si merita ora che se lo può prendere. Quindi se ne avete l'occasione, se ne avete la possibilità e vi interessa questo tipo di film, andate a vedere Ghost Stories e non ve ne pentirete, ve lo posso garantire. Quindi questo è quello che pensavo circa il film in maniera generica. Adesso farò un pochino di spoiler per spiegarvi quella cosa che dicevo prima. Io vi abbraccio, grazie così tanto, ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo video, scusate, ogni tanto mi confondo. Se non avete visto il film, se invece l'avete visto e volete sapere la mia più nello specifico, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1.
Allora, l'allegoria di cui parlavo prima è quella dell'inferno. Secondo me c'è un'allegoria incredibile perché Goodman è uno che smaschera i ciarlatani. Ma perché lo fa? Lo fa perché ha un senso di colpa. Lui non ha aiutato il ragazzo Callan, detto Kojak, quando stava morendo in quella grotta, non ha fatto niente per salvarlo, si porta questo peso dentro tutta la vita e cerca disperatamente di dimostrare di essere una brava persona, quando in realtà non è che lo sia propriamente. Ha fatto un errore che però ha costato la vita a un ragazzo, avrebbe potuto avvisare, invece il corpo di quel povero Cristo è rimasto lì e infatti l'uomo incappucciato è il simbolo del suo senso di colpa, per cui lui ha cercato di uccidersi presumibilmente perché non riusciva più a sopportare quello che aveva fatto. E l'inferno, lui non è uno, crede lui, a un certo punto c'è la questione della fede, tu gli chiede, tu credi? No, lei non crede, che lui dice no, non posso credere, io sono troppo razionale. In realtà non crede perché sa perfettamente che finirebbe all'inferno. E il punto qual è? È che il suo inferno è già in terra. Si parla spesso della sindrome del chiavistello nel film, perché una delle persone protagoniste delle storie ha la figlia che ha questa sindrome, cioè in coma irreversibile fondamentalmente. E in realtà ad avere la sindrome del chiavistello è proprio Goodman, che sta sognando e continua a rimanere intrappolato in questo limbo, in questo inferno vero e proprio in realtà, in cui per l'appunto lui deve continuamente alla fine fronteggiare il suo senso di colpa. E ancora e ancora e ancora, e alla fine è lui la persona che ha la sindrome del chiavistello. E notiamo alla fine che tutte le persone che ci sono nel suo sogno sono quelli che bazzicano la sua stanza all'ospedale. Martin Freeman è il dottore, infatti dice delle cose, la risata che fa, parla della sindrome del chiavistello, il tizio che ha la figlia in coma in realtà è il tizio è il tizio delle pulizie, lo specializzando è il ragazzino Alex Lothar, insomma è bella questa cosa, niente di particolarmente originale per l'amor del cielo, ma secondo me è orchestrato tutto benissimo perché tornano tutti i dettagli. Quando si sente la radio che dice vai a mangiarti un cinesaccio alla sera e l'insegnante dice riso fritto buono, che è quello che dice quando mentre racconta lo vediamo in Guardiola, questa cosa mi è piaciuta un sacco, è l'allegoria dell'inferno senza ombra di dubbio, è questo, cioè. E poi c'è anche l'altra questione, cos'è qualcosa di paranormale? Cioè l'esperienza che sta vivendo Goodman è paranormale o qualcosa di normale? È comunque un qualcosa che fa parte dell'ignoto. Fa parte dell'ignoto perché? Perché effettivamente nessuno può dire, cioè sì, ci sono persone che sono tornate dal coma, però si sa ancora poco di queste cose qui. Cioè quando uno è in coma irreversibile, cosa succede? Sogna? Non sogna? Può rimanere intrappolato in una realtà che non può controllare? È questo un interrogativo secondo me estremamente interessante. Io ripeto che è una tematica che mi affascina, cioè tutta la parte finale con Martin Freeman che scopre che è il vecchio, che secondo me si capiva che era lui perché il trucco non è che sia proprio sto granché, si toglie tutto l'ambaradan, si scopre che lui anche se si era appena sparato, e io ero lì che dicevo ma che cazzo succede, e lì inizia il trip alla Stephen King, squarcia il velo letteralmente, cioè squarcia il fondale. E si ritrovano in questo ricordo di Goodman da giovane che veniva bullizzato da questi ragazzetti che hanno poi bullizzato a loro volta questo Kojak, questo Callan, detto Kojak perché poverino aveva l'alopecia, era una persona con problemi, che era asmatico, l'hanno fatto andare in questa grotta, in questa galleria, questo scalare di scolo, e lui era asmatico e gli è mancata l'aria, è andato in panico, è morto. Ha iniziato a boccheggiare ed è morto, è una cosa terribile, e vi dico la verità, quella scena mi ha lasciato veramente arrivito, come anche la scena in cui c'è il neonato, cioè la scena del neonato è una cosa pazzesca, cioè non si vede ma capisci che deve essere successo qualcosa di molto brutto questo Barty, perché miagola, gli dà il cibo per cane, insomma sembra quasi una creatura mostruosa. E altra cosa, la scena in cui Martin Freeman si spara, io sono rimasto di merda, devo essere sincero, e poi anche la scena in cui arriva la creatura, la bambina demoniaca, quando la racconta il tizio che faceva il guardiano di notte, quello con la figlia in coma, perché vedi poi questa creatura che gli mette le dita in bocca, c'è questa cosa del mettere le dita in bocca che mette fine alle storie, perché lo fa anche lo zombie, diciamo il Callan cadavere, che per far capire che lui è in coma mette le dita in bocca e lui tipo rimane fisso, e arriviamo alla realtà, cioè la realtà è lui che è sempre stato su quel letto d'ospedale. Ma è bello perché
c'è questa porta che si apre con letto ospedale, lui dice non voglio, non voglio ancora, no, lo fa sdraiare e capiamo che siamo in quella sfera realistica, per cui secondo me è un film molto allegorico proprio per questo, perché ci racconta dell'inferno in vita di una persona che ha cercato di espiare, ha cercato di uccidersi per evitare in realtà di convivere con questo dolore, con questo senso di colpa, ed è una cosa effettivamente, insomma, ben fatta. Da un punto di vista della messa in scena ha dei momenti che sono fantastici, il momento in cui Martin Freeman si interfaccia con la presenza è spaventoso, cioè è veramente spaventoso, ma non solo per i jumpscare, proprio per tutto quello che sta intorno. Mi ha spaventato un po' di meno la questione del ragazzino, perché mi sta proprio sul cazzo lui, però mi ha fatto più paura più che la sua storia quando entra in casa, che si vede che ci sono i genitori che sono lì fissi davanti al lavabo che non fanno niente, insomma è parecchio ben fatto come film. Quindi questo è quello che pensavo in maniera più specifica di Ghost Stories. Fate sapere un conto qui sotto che cosa ne pensate, perché voglio sapere la vostra opinione in maniera chiara. Io vi abbraccio, vi sentite tanto ma tanto ma tanto ma tanto bene, noi ci vediamo al prossimo video.